Io credo che l'Italia, da un punto di vista artistico e culturale, sia letteralmente cruciale per tutta l'Europa e anche per tutto il resto del mondo. Il mio percorso nella musica mi ha portato molto spesso a esplorare linguaggi culturali e artistici diversi dal mio, ma dotati della stessa passione. 9 volte su 10 capitava di cogliere che tutta la passione espressa da questi artisti scaturisse da una loro ricerca culturale e dalla passione di ciò che avevano imparato da parte dei più grandi nomi della storia. Sono un convinto sostenitore della cultura e penso che senza di essa ogni risultato attuale avrebbe un valore veramente molto più basso. Ho trovato nel caffè letterario Quasimodo un grande polo per tutto ciò che riguarda l'omaggio alla cultura che va tramandata, oltre che una grande attenzione verso la nuova arte, che con il beneficio di tutto questo grande passato può essere benedetta dalla consapevolezza del percorso di artisti di altri tempi. Fu durante uno dei miei concerti, in occasione di una grande biennale d'arte, che incontrai il maestro pittore Guido Cicero. Il pittore ha raccontato Dante Alighieri attraverso le sue tele, i suoi pennelli e i suoi colori. Fu lui a farmi incontrare il Caffè Quasimodo e la figura del maestro direttore Domenico Pisana, poeta e letterato. E poiché l'arte crea legami tra le persone, all'insegna della bellezza, della conservazione e di tutto ciò che è un valore, è un incontro di anime molto più intenso di qualsiasi altra frontiera. Per questo ritengo che la creazione di un caffè letterario sia un'opera molto nobile, perché permette alle persone non solo la conoscenza, ma anche la creazione di connubi artistici. Il caffè letterario Quasimodo è teatro di diffusione di arte, bellezza e cultura, ma è anche luogo in cui la sinergia tra gli artisti dà vita a delle opere che senza questi incontri non avrebbero potuto vedere la luce. Gli artisti del passato vivono, oltre che nelle loro grandi opere, anche nel genio e nell'estro degli artisti moderni. E quando un'opera nasce, porta avanti la bellezza di cui siamo eredi. In un mondo come questo, che troppo spesso sembra fatto di niente, dobbiamo ricordarci che noi veniamo da secoli di storia valorosamente difesi da persone che esistono nei nostri tempi, dalle quali è possibile imparare, apprendere e soprattutto entusiasmarsi. E l'entusiasmo, la passione e lo studio sono le materie prime della creatività.